questa parte! Andiamo! Potrebbe essere il posto giusto dove trovare Peaches! Gli hot dog non sono il piatto preferito di Peaches! Sì, li adora! Andiamo a dare un'occhiata lì dentro! Sei tu, ciao! Cosa stai facendo sotto quel tavolo? Ciao, ragazzi! Sto cercando il mio anello! Quello d'argento che mi avete regalato per il compleanno! È il mio anello preferito! Cosa sta succedendo? Perché oggi sparisce tutto? Noi due stiamo cercando Peaches. È scappata di casa, purtroppo. Oh, no, davvero! Mi dispiace tantissimo, Polly! Non l'avete ancora ritrovata! Beh, purtroppo neanch'io ho ritrovato il mio anello! Deve essermi scivolato prima mentre facevo shopping al centro commerciale! Infatti credo che tornerò lì a cercarlo meglio. Adesso che ci penso, anche Peaches potrebbe essere lì. Noi non siamo state al centro commerciale. Allora cerchiamo insieme sia l'anello che Peaches. Sono certa che in tre saremo più fortunate. Si avvisa la gentile clientela che il centro commerciale chiuderà tra un'ora. Dobbiamo sbrigarci. Ok, Laila, per prima cosa cerchiamo il tuo anello. Ti ricordi dove hai fatto shopping? Certo, al terzo piano. Bene, saliamo. Ok, direi che ci metteremo un po' a cercare il tuo anello. Allora, ti ricordi dove sei andata? Più o meno. Bene, ripercorriamo il tuo tragitto. Sono stata sicuramente un po' qui a guardare queste borse. Secondo me ho proprio bisogno di un cambio di prospettiva. Potere mini Polly! Ragazze, sono quassù! Hai trovato qualcosa? Purtroppo no. Forse dobbiamo cercare in altri reparti. Ricordo di essermi provata delle scarpe! Si avvisa la gentile clientela che il centro commerciale chiuderà tra 30 minuti. Grandioso! Non rivedrò mai più il mio anello! Sarebbe stato benissimo con la camicia che ho comprato oggi! Ehi, Laila! Per caso hai provato la camicia prima di comprarla? Eh? Ma certo che sì! L'ho trovato! Mi fermo un attimo al negozio di animali prima di... Oh! Polly, che cosa è successo? Ragazze, credo di aver trovato il collare di Peaches! Oh! Continua! Questo sembra il collare di Peaches! Forse ci siamo quasi, finalmente stiamo per trovarla! Potere mini Polly! Ti serve una mano con il collare di Peaches? Forza! Entriamo nel negozio di animali prima che il centro commerciale chiuda. Forse qualcuno ha visto Peaches. No, qui non c'è. Peaches, dove ti sei cacciata? Si avvisa la gentile clientela che il centro commerciale chiuderà tra 15 minuti. Vi preghiamo di dirigervi all'uscita. Forza, Polly, dobbiamo andare via.
saranno pure altri posti dove non abbiamo ancora cercato. No, abbiamo cercato in tutti i posti preferiti di PCC in città. E si sta facendo anche tardi. Ehi, perché non andiamo a casa? Magari è ritornata. E se non è tornata, ripercorreremo il tuo percorso dall'inizio come abbiamo fatto per il mio anello. Oh, ho tanta paura che possa esserle successo qualcosa. Ehi, non devi dire così. Magari qualcuno l'ha trovata. Stasera potremmo preparare dei volantini e domani li affiggeremo in giro per la città. Bravissima, hai avuto un'ottima idea! Ragazze, siete le migliori! Vi ringrazio! Aspettate! Che c'è? Non avete sentito anche voi? Sono sicura di aver sentito abbaiare. Secondo me hai bisogno di riposare un po'. Arrivo! Sicuramente un cane. Sì, l'ho sentito anch'io. L'ho trovata, ragazze! Ho trovato la mia Peaches! Potere mini polli! Ma come è potuto succedere? Ma certo, ho capito! Peaches mi stava aiutando a far addormentare Paxson per il pisolino. E per riuscirci le abbiamo provate veramente tutte. Devo averla rimpicciolita per sbaglio, è stata colpa mia. Polly, sei tu? Presto, trasformala subito prima che tuo padre ti veda. Potere Mega Polly! La cena è quasi... Peaches! Polly, non entri? Sembra che stasera qualcuno abbia una gran voglia di mangiare la tua cena. Sul serio? Mi chiedo proprio chi possa essere. Ok, non credo proprio che Peaches abbia voglia di gelato oggi. Ehi, ma quella sembra la voce di Shani. Vado a controllare cosa sta succedendo. Magari può aiutarmi a ritrovare Peaches. Grazie del passaggio, cagnolino. Ridammi subito il gettone. Vediamo se posso fare qualcosa. No! No! Cosa ci fai lì dentro? Ti do una mano, mi sembra ovvio. Puoi manomettere la fessura delle monete? Nessun problema! Grazie di cuore, Polly, sei la migliore! Fammi controllare se posso aggiustare anche il gioco! Bene, credo di avercela fatta! Ehi, Polly, stai attento! Mm.
Ci è mancato veramente poco! Grazie, Shani! Ti va di mangiare un frozen yogurt ora che ti ho salvato da tutto quel gelato? No, grazie! Penso proprio di aver avuto abbastanza avventure a base di gelato per oggi! Che cosa vuoi dire? Stavo inseguendo il furgoncino dei gelati in sella a un cane prima di incontrare te! Cosa? Perché? Perché Peaches è scappata di casa! Oh no, mi dispiace! Ho guardato dappertutto, per le strade, nel parco, però di lei nessuna traccia! Ormai sono passate diverse ore e inizio a preoccuparmi. Spero che non le sia successo nulla di brutto. Noi la troveremo, Polly. Basterà organizzare un gruppo di ricerca. Magari potremmo anche affiggere dei volantini. Sì, questa è un'idea fantastica! Hai sentito anche tu? Potrebbe essere Peaches. Chiunque sia, sembra abbia bisogno d'aiuto. Andiamo! Continua! Te l'avevo detto! Il modo migliore per scaricare lo stress è divertirsi alla vecchia maniera! E via che si va sotto l'arcobaleno! Quella che cos'è? Una barca! Oh, Shani! Sta attenta! Quello è un... Wow! Questa giostra è fantastica! Ragazzi, guardate cosa ho vinto! Oh, ho sempre sognato di nuotare con i delfini! Ragazze, penso che questa barca sia qui per noi! Secondo voi dov'è diretta? C'è solo un modo per poterlo scoprire! Io vi seguirò da qui sopra, ragazze! Ma che posto è questo? Oh, grazie al cielo! Vi do il benvenuto nella Laguna delle Sirene! Io sono la regina Delfina! Sono stata io a mandare la barca a cercarvi! C'è un'emergenza nel nostro paradiso! Wow! Possiamo servirti, regina Delfina. Ecco, la preziosissima Giamma Delfina è scomparsa. Senza i suoi poteri, la Laguna delle Sirene perderà tutta la sua magia e le creature del mare saranno in pericolo. Aiutateci a trovarla. Guardate, manca poco alla scomparsa della magia. Forza, ragazze, andiamo a cercare la Giamma Delfina. Qui sotto non c'è niente. No! Non c'è niente nemmeno qui al faro. Che cosa possiamo fare? Il tempo sta per scadere. Ragazzi, credo che ci stia suggerendo di andare sott'acqua. La Giamma Delfina deve essere lì dentro! Sì, l'abbiamo trovata! Complimenti, ragazze! Forza, apriamo lo scrigno prima che sia troppo tardi! Grazie per essere riusciti a riportare la magia nel nostro paradiso! Wow! Siamo passate da una giostra arcobaleno a sirene magiche misteriose! Le abbiamo proprio viste tutte oggi! Andiamo! Potrebbe essere il posto giusto dove trovare Peaches! Gli hot dog non sono il piatto preferito di Peaches! Sì, li adora! Andiamo a dare un'occhiata lì dentro!
tu, ciao! Cosa stai facendo sotto quel tavolo? Ciao, ragazzi! Sto cercando il mio anello! Quello d'argento che mi avete regalato per il compleanno! È il mio anello preferito! Cosa sta succedendo? Perché oggi sparisce tutto? Noi due stiamo cercando Peaches. È scappata di casa, purtroppo. Oh, no, davvero! Mi dispiace tantissimo, Polly! Non l'avete ancora ritrovata! Beh, purtroppo neanch'io ho ritrovato il mio anello! Deve essermi scivolato prima mentre facevo shopping al centro commerciale! Infatti credo che tornerò lì a cercarlo meglio. Adesso che ci penso, anche Peaches potrebbe essere lì. Noi non siamo state al centro commerciale. Allora cerchiamo insieme sia l'anello che Peaches. Sono certa che in tre saremo più fortunate. Si avvisa la gentile clientela che il centro commerciale chiuderà tra un'ora. Dobbiamo sbrigarci. Ok, Laila, per prima cosa cerchiamo il tuo anello. Ti ricordi dove hai fatto shopping? Certo, al terzo piano. Bene, saliamo. Direi che ci metteremo un po' a cercare il tuo anello. Allora, ti ricordi dove sei andata? Più o meno. Bene, ripercorriamo il tuo tragitto. Sono stata sicuramente un po' qui a guardare queste borse. Secondo me ho proprio bisogno di un cambio di prospettiva. Potere mini polli! Sono quassù! Hai trovato qualcosa? Purtroppo no. Forse dobbiamo cercare in altri reparti. Ricordo di essermi provata delle scarpe! Si avvisa la gentile clientela che il centro commerciale chiuderà tra 30 minuti. Grandioso! Non rivedrò mai più il mio anello! Sarebbe stato benissimo con la camicia che ho comprato oggi! Ehi, Laila! Per caso hai provato la camicia prima di comprarla? Eh? Ma certo che sì! L'ho trovato! Mi fermo un attimo al negozio di animali prima di... Oh! Polly, che cosa è successo? Ragazzi, credo di aver trovato il collare di Peaches! Oh! Continua! Oggi è il mio compleanno! Woohoo! Ho tantissime cose da fare! Voglio preparare la miglior torta di compleanno del mondo! E andare a divertirmi alla pista da skateboard con Shani, Nicholas e Laila! Oh, dimenticavo che oggi alla sala giochi si può giocare gratis per tutto il giorno! No! Aspetta! Ho deciso! Per festeggiare il mio compleanno voglio portare i miei amici a fare un giro in elicottero! Tutto quello che devo fare è installare una nuova elica. Vediamo un po'. Ho un'idea! Chiederò a Laila di darmi una mano. Sono sicura che nei suoi accessori riusciremo a trovare un'elica perfetta. Mi dispiace tanto. Oh, tranquilla, sto bene. Non preoccuparti e buon compleanno. Grazie. Sono così emozionata all'idea di festeggiare con voi. No, ferma. Non toccare, ci penso io. Mi dispiace tanto per oggi, ma sono impegnata. Devo
finire una ricerca di scienze. Festeggeremo un'altra volta, ciao! Va bene, ciao! Ciao, Laila! Stavo cercando proprio te! Ti va di aiutarmi a trovare un'elica per il mio elicottero? Voglio portarvi a fare un giro per il mio... Mi dispiace, Polly! Ma oggi io ho veramente tantissime cose da fare! Un'altra volta, ok? Oh, e... tantissimi auguri! Grazie! Ma perché sono tutti così impegnati oggi? Beh, d'accordo, non faremo il giro in elicottero, ma forse Nicolas è già alla pista da skate e avrà sicuramente voglia di una bella sfida! Auguri, festeggiata! Ehi, Nicolas, aspetta! Volevo fare una gara! Mi dispiace, ma sono in ritardo. Devo andare, ci vediamo presto! Nessuno vuole festeggiare insieme a me, non riesco a crederci! Forse allora... posso provare a fare qualcosa di nuovo! Potere nei polli! Evviva, è troppo divertente! Gli altri non sanno che cosa si stanno perdendo! Va bene, per oggi basta! Magari adesso vado alla sala giochi dove si gioca gratis tutto il giorno! Wow, sembra un evento molto divertente! Entriamo a dare un'occhiata! Potere mega folli! Organizzato una festa, vero? E adesso che la festa abbia inizio! Abbiamo fatto la torta con le nostre mani! Sembra davvero buonissima! Ero terrorizzata che tu scoprissi tutto quando ci siamo scontrate stamattina! Per fortuna non hai visto le candeline che spuntavano dal sacchetto! Ok, forza Polly! Esprimi un desiderio! Non saprei proprio cos'altro desiderare, perché ho già i tre migliori amici del mondo! Forza, spegniamo le candeline tutti insieme! Uno, due, tre! Buon compleanno, Polly! Allora, Polly, ricordati di fargli fare il pisolino e per qualsiasi cosa chiamami. È tutto chiaro, mamma, non preoccuparti. Ciao, ciao! E non dimenticarti di Peaches! Vieni qua, Peaches, è arrivata l'ora di pranzo! Hai fame, vero, Paxton? Forza, apri bene la bocca! E dai, Paxton, è buonissimo! E va bene, facciamo come vuoi tu. Puoi tenere il cucchiaino, ma mangia tutto! Potere mini polli! Potere mega polli! Niente!
Vieni, Polly, se non fai il bravo. Sarà meglio fare un bel pisolino. Ecco il tuo bel lettuccio. Dunque, vediamo. Dov'è il tuo orsacchiotto? Ehi! Forza, Paxton! È arrivata l'ora del pisolino! Più tardi avremo tantissimo tempo per giocare insieme! Sogni d'oro, piccolo! Non capisco come tu abbia fatto! Va bene, piccolino, preferisci giocare? Giochiamo! Devi dormire. Mamma e papà stanno per tornare a casa. Non avrei mai pensato di usare il mio medaglione per farti addormentare. La casa è tutta in ordine. Adesso credo di aver bisogno anch'io di un pisolino. Oh, ciao tesoro. Credo che tu non abbia chiuso bene la porta quando siamo usciti. Oh, mi dispiace. Allora, Polly, com'è andata? Tutto a posto. Paxton sta dormendo. Bene. Hai dato da mangiare a Peaches, vero? Sì, certo. Ha il pancino pieno anche lei. Oh, Peaches. Oh no! Temo che sia scappata! Continua! Questo sembra il collare di Peaches. Forse ci siamo quasi! Finalmente stiamo per trovarla! Potere mini Polly! Ti serve una mano con il collare di Peaches? Di animali prima che il centro commerciale chiuda. Forse qualcuno ha visto Peaches. No, qui non c'è. Si avvisa la gentile clientela che il centro commerciale chiuderà tra 15 minuti. Vi preghiamo di dirigervi all'uscita. Forza, Polly, dobbiamo andare via. Oh.
saranno pure altri posti dove non abbiamo ancora cercato. No, abbiamo cercato in tutti i posti preferiti di Peaches in città. E si sta facendo anche tardi. Ehi, perché non andiamo a casa? Magari è ritornata. E se non è tornata, ripercorreremo il tuo percorso dall'inizio come abbiamo fatto per il mio anello. Oh, ho tanta paura che possa esserle successo qualcosa. Ehi, non devi dire così. Magari qualcuno l'ha trovata. Stasera potremmo preparare dei volantini e domani li affiggeremo in giro per la città. Bravissima, hai avuto un'ottima idea! Ragazze, siete le migliori! Vi ringrazio! Aspettate! Che c'è? Non avete sentito anche voi? Sono sicura di aver sentito abbaiare. Secondo me hai bisogno di riposare un po'. Arrivo! Sicuramente un cane. Sì, l'ho sentito anch'io. L'ho trovata, ragazze! Ho trovato la mia Peaches! Potere mini polli! Ma come è potuto succedere? Ma certo, ho capito! Peaches mi stava aiutando a far addormentare Paxson per il pisolino. E per riuscirci le abbiamo provate veramente tutte. Devo averla rimpicciolita per sbaglio, è stata colpa mia. Polly, sei tu? Presto, trasformala subito prima che tuo padre ti veda. Potere Mega Polly! La cena è quasi... Peaches! Polly, non entri? Sembra che stasera qualcuno abbia una gran voglia di mangiare la tua cena. Sul serio? Mi chiedo proprio chi possa essere. Sono Polly Pocket, bentornati nel mio vlog! Sono super emozionata al pensiero di dirvi cosa succede oggi! Sta nevicando! E voi cosa pensate della neve? È la cosa che più amo dell'inverno! Ormai sono giorni che fiocca e così, insieme alle mie amiche Laila e Shani, mi sono goduta un'avventura all'aria aperta! Uno, due, tre e... Uno, due, tre! Sono davvero brava! Oh, adoro la neve! Ora ti ci vogliono due occhi! Uno e due! E anche una bella sciarpa! Ecco, sei pronto! Credo proprio che una sciarpa azzurra si intonerà molto meglio al colore dei tuoi occhi. Polly! Bella di neve! Oh! Oh! Non mi hai preso! Oh! Ehi, niente male! Adesso va! Nessuno può fare del male al signor Bianchino, capito? Preparatevi alla lotta! Io sono nata pronta! Scansa questa se ci riesci!
da Shani. E ora tocca a te, Lola. Riprova, sarai più fortunata. Ehi, ragazzi, questa è per voi. Wow, guardate lassù. Wow. Wow, che spettacolo magnifico. Sono straordinari. Già. Sapete, io vorrei che nevicasse tutti i giorni. Lo trovo troppo divertente. È così magico. Secondo voi di che cosa è fatta la neve? Beh, quando le temperature scendono, l'acqua condensata nelle nuvole si solidifica, formando cristalli di neve. Per me è troppo soffice per essere fatta di acqua o cristalli. Secondo me è fatta di zucchero filato. Se avessimo un microscopio, potremmo vedere i cristalli da vicino. Sono certa che li troveresti bellissimi, Laila. Può darsi che non ci sia bisogno del microscopio. Coraggio, andiamo a scoprire di cosa sono fatti i fiocchi di neve. Ottima idea! Potere mini palli! Shani, avevi ragione! Sono meravigliosamente magici! Wow! Non credevo che potessero assumere così tante forme! Mi è venuta un'idea! Ognuna di noi prenderà un fiocco di neve della forma che ci piace di più! Forza, facciamolo! Io vorrei trovarne uno con delle forme triangolari per avere una bella base robusta! Eccolo! Perfetto! Credo sia quello giusto! Shani, guarda! Oh? Le righe sono molto di moda quest'anno! Non è meraviglioso? Sì, bel colpo! Ma dov'è Polly? Sono qui! Guardate che cosa ho trovato! Oh, che meraviglia, Polly! Il tuo fiocco di neve è bellissimo! Già! E con tutte quelle spirali deve essere super aerodinamico! È proprio così, infatti! È il fiocco di neve perfetto per fare questo! Shani, acchiappa! Preso! Tocca a te, Laila! Pronta! È stata una giornata fantastica! E se va tutto bene, dovrebbe nevicare anche domani! Voi cosa fate quando nevica, piccoli amici? Raccontatemelo! Lasciate un commento qui sotto! E se il video vi è piaciuto, non dimenticate di iscrivervi al mio canale! Ci vediamo presto! Ciao! E sono felicissima di ritrovarvi nel mio blog. Sapete, Laila ha cominciato uno stage in una boutique del centro commerciale. Oggi era il suo primo giorno ed era super mega nervosa. Fortunatamente io e Shani siamo andate lì a darle manforte. Laila è proprio una gran lavoratrice. Come ha fatto a trovare questo stage estivo? La proprietaria della boutique è un'amica di sua madre. E quando ha visto l'ultimo vestito che ha disegnato, le ha subito proposto una collaborazione. Wow, Polly, è fantastico! Laila deve essere emozionatissima. Oh, santo cielo! È il mio primo giorno di lavoro e sono già in ritardo! Manca ancora un'ora all'inizio del tuo turno, quindi sei in anticipo. Non è così! Devo ancora sistemarmi i capelli e personalizzare il look! Rilassati, ti aiuteremo noi a prepararti. Grazie, ragazze! Non riesco a sistemarla per bene! Veramente a me sembra perfetta. Non lo so, Shani, è che mi sento così nervosa. Come posso
posso essere d'aiuto alle clienti se non riesco neanche a sistemare per bene una spilla? Laila, tu sei sempre stata una bravissima stilista. Fidati del tuo istinto e basta. Ah, credo che sia appena entrata una cliente. Oh no, ragazzi, aiuto! Non so che cosa fare. Mi è appena venuta un'idea. Potere mini polli! Portaci con te, Laila. Ci nasconderemo nella tua tasca e quando ne avrai bisogno, ti aiuteremo. Ragazzi, avete sentito? La vice direttrice del negozio mi ha chiesto di sistemare queste scarpe sull'espositore. Avete qualche consiglio? Ok, è facilissimo. Useremo la logica e li disporremo in ordine alfabetico, come si fa con i libri nelle biblioteche. Quindi devi mettere prima le blu, perché la B viene prima della G di giallo. Che ne diresti di un approccio un pochino più pratico? Potremmo provare a mettere le scarpe estive da un lato e quelle invernali dall'altro. Sì, ma le scarpe da ginnastica sono sia estive sia invernali! Visto? Vuol dire che il mio metodo ha molto più senso. D'accordo, ma questa non è una biblioteca, Shani! Laila? Non avevo idea che lavorassi in questo negozio. Buongiorno, signora Pocket! In realtà sto facendo uno stage estivo. Stavo cercando di rinnovare questo espositore. Posso esserle utile in qualcosa? Beh, in effetti sì. Vorrei comprare un cappello. Le mostro subito la nostra collezione! A dire il vero, questi colori non mi convincono. I colori? Ah, d'accordo, le faccio vedere qualcos'altro. Ehi, Shani, io te l'avevo detto che non sarebbe andato bene. Che ne dite di quello? Vediamo se questo le piace, signora Pocket. Ho l'impressione che sia un po' troppo grande. Io l'avevo detto che non le sarebbe piaciuto. Ma quello stile sembra fatto apposta per lei. E va bene, basta così adesso. Per ora restate qui. Eccomi, mi scusi tanto. Vuole spiegarmi meglio che cosa sta cercando? Ecco, vorrei un cappello che abbia un'aria vintage. Ok, vediamo un po'. Che ne dice di questo? Ah, mi piace moltissimo. Grazie mille, Laila. È stato un vero piacere. Tutto bene, ragazzi? Scusa se ti abbiamo confuso le idee, Laila. Già, e scusaci anche per i nostri battibecchi. Tranquille, non fa niente. In fondo volevate solo aiutarmi. Ma in realtà avevi ragione tu, Polly. Devo soltanto fidarmi del mio istinto. Ragazzi, vi piace l'espositore? Ho disposto le scarpe in ordine cromatico seguendo i colori dell'arcobaleno. Caspita, hai fatto un ottimo lavoro, Laila. Non si può fare a meno di guardarle. Grazie! Ho apprezzato molto il vostro tentativo di aiuto. Avete sempre buone intenzioni. Siete le migliori amiche del mondo. Alla fine Laila se l'è cavata alla grande nel suo primo giorno di lavoro, perché si è fidata del suo istinto ed è stata sicura di sé. Ok, a presto, piccoli amici. Vi saluto e ricordate, siamo piccoli ma fortissimi!